Salve a tutti ragazzi e riprendiamo con il gameplay in italiano Pokémon X e Y in collaborazione con Poketown.net. Siamo alla parte numero 2 e... Ah, Ryan, vuole salutarti prima che tu parta? Beh, normale, dopotutto ti conosce da quando sei nato. Buon viaggio Teo, mi raccomando, metticela tutta. Dunque, ho un paio di cosette da dirvi che... potrebbero essere utili, potrebbero non esserle, però bla 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 bla. Parte questo... Quello che veramente volevo dirvi è che sentite che queste parti iniziali non hanno un audio perfetto, e lo posso anche ammettere di mia spontanea volontà. Parliamo comunque con questo tizio che ci regalerà come consueto una pozione. Comunque quello che volevo dirvi è che sto cercando, dato che per il momento non ce l'ho, che l'ho dovuto prestare al buon Nico, non ho il Blue Yeti per poter registrare un buon audio, ma sto studiando un metodo per poterlo avere il prima possibile, per poter cominciare a registrare con un audio decente e migliore, perché diciamocela tutta, questo della videocamera non è che sia proprio stupendo. Comunque compriamo 10 Pokéball come consuetudine e otteniamo in omaggio una Premiable, perfetto. Dunque, andiamo avanti. E andando avanti, in questo locale, invece, possiamo notare che c'è un'icona molto particolare che se noi guardiamo, possiamo notare che non ci... Vabbè, comunque, così, che cosa vuoi tu? Ehi, allenatore, se cammini tra l'erba alta... non so manco parlare. Se cammini tra l'erba alta, potresti imbatterti in un Pokémon selvatico. Ma non aver paura, la tua squadra di Pokémon sarà al tuo fianco. Grazie. Guardate su, le animazioni sono fatte benissimo, purtroppo questa videocamera non le coglie appieno, perché mi spiace veramente tanto che non le coglie appieno. Comunque ora potremmo cominciare a farci un team veloce, ma il nostro team reveal ci ha già detto chi avremo, e quindi per il momento io non catturo Pokémon che terrò, catturo solamente per poter andare avanti. Oh, e che vuole questa? Oh, Mr. T. Vieni, proviamo insieme a catturare i Pokémon. La mamma e il papà di Serena sono allenatori eccezionali. Per questo, lei sa un sacco di cose sulle lotte, su come catturare i Pokémon. D'accordo, d'accordo, lasciamo stare i miei genitori. Io ho acquisito la mia tecnica allenandomi duramente. State a vedere. Che palle, ragazzi. Come se mi interessasse sapere come si catturano i Pokémon. Buono il bye, selvatico. Ha già flecce in questa, eh? Disgraziato. Vabbè, lotta, azione, bla 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 bla. Indeboliamo il Pokémon. Purtroppo ci dobbiamo subire questi tutorial che noi sappiamo già come si fanno, perché da quando è nato Cristo che sappiamo come si catturano i Pokémon, ma dobbiamo comunque stare qui a guardare. Ora prende la Pokéball, minchia, ne ha 50. Ok, 1, 2, 3. Yeah, benissimo. Brava, brava. Sì, sì, grande, ok, eh. Ah, il Pokémon è entrato nella Pokéball. Ma va. Shana, dove credi che sia adesso il tuo Chespin? Darò delle Pokéball anche a voi. E ottengo delle Pokéball. Non è che ci dice quante. Delle. Ma non importa, sono sempre Pokéball in più. Pokéball! Con queste posso catturare dei Pokémon anch'io? Esatto. Lanciando una Pokéball puoi catturare un Pokémon che si trova nei paraggi. Ho capito, adesso appena incontro dei Pokémon carini lancerò un sacco di Pokéball e farò amicizia con loro. Grande, grande. Ok, quindi noi possiamo andare avanti. Caterpie, non penso che ci sarà particolarmente utile, ma è sempre buono per poter allenare un po'. Scusate, ho fatto un verso strano che non so manco io come ho fatto. Comunque, un'altra cosa che volevo dirvi. Se in questi primi episodi, fino a un certo punto, che per adesso non vi dico cosa sia, vedrete poi la mia squadra un pochettino più allenata di quello che sembrava, è perché tra una pausa e l'altra, ovviamente, l'ho allenata. È inutile tenere una squadra debole. Inutilmente. Quindi, l'allenerò un po', poi fino a un certo punto, in cui gli allenamenti saranno più facili, farò vedere normale. Oh, quando gli sguardi dell'allenatore si incrociano, è l'inizio di una notte.
Wow! Sembra che abbia detto notta con la N, ma ho detto lotta, con la L, l'ho detto un po' male però. Frigo Bullo manda in campo Zigzagoon, ragazzi, Ok, Fennekin contro Zigzagoon, braciere. Non gli ho fatto tantissimo. Ok, uso braciere di nuovo. Ehi, che mi mostri il culo a fare? Ok, utilizziamo di nuovo braciere e mettiamo KO questo allenatore. Perfetto, la nostra prima sfida vinta, seconda tecnicamente, ma contiamola come prima ufficiale di questo gioco, contro Frigo Bullo. Che parlando poi di bulli, ci sono rimasto malissimo quando abbiamo incontrato... Vabbè, non ve lo dico, magari dopo lo incontreremo. Sto cercando un Pokémon da poter tenere. Vabbè, lasciamo perdere. Fino a un certo punto andrò avanti solamente con Fennekin, poi appena catturerò gli altri che voglio fare il team, perché so anche dove si trovano, sarà meglio, molto meglio. Dunque, andiamo avanti. Andiamo nel Bosco Novartopoli. Oi, che vuoi? Aspetta, vengo con te. Sento che potrebbe succedere qualcosa di speciale. Wow. Troviamo una pozione e esploriamo un pochettino questo bosco, da vedere un pochettino che cosa c'è al suo interno, se troviamo strumenti utili e Pokémon per poter allenare il mio Fennekin. Anche se sì, sono tutti coleottero, quindi per forza me lo alleno. Widow! Dunque, braciere. Spostano le sedie. 11 punti esperienza, wow, mi hai dato tantissimo, sei proprio una persona terribile. Allora, qua troviamo una Pokéball, ed è la Pokéball di una pozione, perfetto. Almeno possiamo anche ricaricarci la squadra quando ne avremo bisogno. Dunque, qua invece un'altra Pokéball. E qua troviamo Antidoto, che ci potrebbe essere particolarmente utile in questo posto infestato da Weedle con la loro cazzo di velenospina. Scusate, non dovevo dire questa brutta parola, ma l'ho detta lo stesso. Dunque, questa zona l'abbiamo appena finita di esplorare, quindi andiamo avanti. Il bosco Novartopoli, bla bla bla, quel che era, non ho capito. Prima di tutto bisogna osservare con attenzione. Una lotta? Sfidami a me. Ehi, ma cosa volete voi? Cosa fa? Ah, Mr. T, aspetta per favore. Cosa vuoi? Ah, guarda cosa ho trovato, tieni per te. Adorando i rompicapi sono diventata un'attenta osservatrice, anche se forse non si direbbe, eh? E mi dà un'antiparalisi. Perfetto. Una cosa, e sfidiamo il bullo. Forza, vai Scatterbug. Qua rimarrete strabiliati da Gennaro Bullo, che non ha Rattata. No, non ha Rattata. Gennaro Bullo, mi hanno rovinato l'infanzia non mettendo Rattata a Gennaro Bullo. Utilizzo braciere contro Scatterball, che lo metto KO subito, istantaneamente, senza manco attendere, cioè proprio bang. Perfetto, sono salito anche a livello 8, buono. E la prossima scelta è Fletching, è lui che ho catturato in X e che ho adesso nel team. Non ha più energie, oh che peccato. Hai sconfitto Gennaro Bullo. Ho perso, ma grazie lo stesso. Scatterbug. E vinco 72 monete, bla 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 bla. Poche soldi, pochi dollari, poche monete. Come cavolo si dicono, non lo so. Ok, parlando invece con lei, forza cari Pokémon, venite fuori. No, non ce li ricaricava. Ma cosa vuoi, te levati? Schifoso. Pampur. Solo che a livello 4 potrebbe darci grossi problemi. Ma io faccio fuga perché intanto non ho bisogno di avere lui nel team. Il mio team è già scritto nelle stelle. Hai delle Pokéball? Sì.
Darò una bella scossa a te e alla tua squadra. Grazie. Parte la sfida di Danilla Pupa e manda in campo Pikachu. L'avete sentito, vero? È il verso originale, non è quella schifezza di verso che sembrava un problema elettrostatico del DS. No, c'è il verso originale. Quasi messo KO. Ah, che tenero. Utilizziamo ancora un braciere per mettere KO definitivamente Pikachu e ci saluta. Ciao ciao. No, povero patato. E Fennekin sale a livello 9, perfetto gente, qua mica stiamo scherzando, eh. Ho sconfitto Danilla Pupa. È stata la tua squadra a dare la scossa a me. Perfetto, perfetto. Ok, siamo quasi alla fine del bosco, ma voglio allenare ancora un pochettino Fennekin, facendovi vedere un pochettino meglio tutto il bosco. Parte la sfida di Antonietta Pupa. Vabbè, se mi mandi Weedle però sei anche stronza un pochettino, te che... Ah, è vero, non poteva sapere che Pokémon avevo io, ma non importa. Utilizzo braciere. E metto KO Weedle. E poi Bunnelby. Schifoso. Sei bruttissimo, te e la tua evoluzione, queste due cose orripilanti. Quasi messo KO, non ce l'ho fatta. Ma non importa perché ora utilizzerò graffio per non sprecare un altro braciere che potrebbe essermi utile più avanti. Quindi per il momento lasciamo perdere. Comunque, Bunnelby è KO. Ho sconfitto Antonietta Pupa. Va bene. Posso rimettere in sesto i tuoi Pokémon? Ok, ma adesso non mi serve. Andiamo a vedere di qua cosa troviamo. Una Pokéball. E trovo Pokéball. Io trovo una Pokéball dentro una Pokéball. Perfetto. Matrioska, effetto Matrioska. E trovo pozione. Vorrei avere anche un Pikachu, ma non ho ancora incontrati. E mi spiace. Cioè, che ci posso fare io? Comunque, Pokémon selvatico che è Scatterbug. Ma non importa. Braciere. Senza pensarci due volte utilizzo braciere. Super efficace Scatterbug KO. Vabbè, a parte che era livello 2. Quindi poverino, anche lui non se lo meritava, però io devo allenare la mia squadra per diventare il migliore allenatore nella regione di Kalos. Sei arrivato per primo. A quanto pare hai del talento, caro vicino. I Pokémon nella lotta sono troppo coreografici. Devo trarre ispirazione per i miei passi di danza. Tierno, quando la smetterai con questa storia delle coreografie dei Pokémon? Bene, ci siamo tutti. Forza, andiamo a Novartopoli. Come cavolo si dice? Sono uno scioglilingua a queste città, eh? Percorso 3, via aperta. E amici, cosa farete adesso? Andremo in cerca di Pokémon, naturalmente. Del resto, ce l'ha chiesto il professore. Ogni Pokémon ha un suo luogo preferito. Quindi bisogna cercare un po' ovunque. Potremmo incontrare specie diverse da quelle che si trovano nei boschi. Pokémon diversi useranno sicuramente mosse diverse. Tu cosa farai, Serena? Io andrò a Novartopoli per sfidare il capo palestra. Solo così potrò mettere alla prova la mia abilità come allenatrice. Ne sai di cose tu. I miei genitori mi hanno insegnato molto. Ecco, questa vi sarà senz'altro utile. La guida avventura. Un decalogo prezioso per ogni allenatore. No, che ogni allenatore dovrebbe conoscere. Questa è la tua copia. Come potrei fare senza di te? E ottengo la guida avventura. Ok, grazie mille. Io passerò un po' di tempo con Chespin. Tu, Mister T, cosa farai? Ovviamente vado avanti. Vado avanti nelle mie lotte e nella prossima città, ovviamente. La mamma mi ha detto che devo fare una lotta con tutti quelli che incontro. Che madre stronza. Cioè, poi, vabbè, ho capito. Brutto come la fame. Ecco Caterpie e mando Fennekin io. Adesso lo allenerò fino a che non troverò i nuovi Pokémon che voglio usare. Beh, Caterpie KO, nemmeno l'avessi... Nemmeno fosse stato così strano. La prossima scelta è Azuril. Che Azuril? Adesso ho il dubbio, ma non penso sia acqua, eh. Non ancora almeno. Infatti. Però ha pistolato lo stesso. Infame. E graffio per concludere il lavoro. Perfetto.
e salgo livello 10. Perfetto, meglio di così che cosa chiedo? Cioè dai, molto probabilmente nella prossima parte sfideremo la prima palestra, Non penso di farlo anche in questo episodio, cioè penso proprio di farlo nella prossima. E adesso abbiamo la sfida contro questa pupa. Non so bene come funziona, però lascerò fare a Piku. Wow, no, non è pupa, che cavolo dico? È una mocciosa. Tu sei un Pokémon infame perché... Spero... Ah no, a quel livello non penso che abbia tua onda. Però hai fascino. Ma non importa, puoi anche farmi calare l'attacco. Ma ormai sei KO. Uso braciere. E la mossa. Mette KO il povero Piku, che non c'entrava niente. Piku, lo va. E ho sconfitto Carola. Non Carola, Carola, Non so se prima ho detto Carola o Carola, ma spero di aver detto Carola, perché altrimenti sono un ignorante. Ma ignorante forte. Pista! Che vuole questo? Va via, brutto, puzzone, schifoso. Allora, niente, pensavo di evitarlo per evitare una lotta e fare lasciare più spazio a fare altro, però effettivamente non è stato così. Gabriella, studentessa, manda in campo Bidoff. Scusami. Allora, braciere. E lui usa azione. Vabbè, logico. Ah, mi ha appena scricchiolato un dito del piede e fatto un male cane. Ma non importa. Wow, wow. Dunque, ho sconfitto Gabriella. 192 soldi, monete, quelle cose lì, insomma. Andiamo a vedere qua. Oh, una Pokéball. E trovo super pozione. Meglio di così non chiedo nient'altro. Sì, vabbè. Comunque, by the way, Dunsprace è un fottutissimo portento, ma non lo catturo perché non sarà nella mia squadra, mi spiace. Or dunque, un'altra sfida ci aspetta, ma non importa, va bene così. Praticamente sono episodi dove ci sono più sfide che il resto della storia, Che fortuna, proprio mi ha mandato Pansage, che è di tipo erba, quindi posso metterlo KO facilmente. Un braciere. Ok. A Pansir, Ale, a tutti. Perfetto. Non me lo ricordavo questo, sinceramente, tra tutti quelli che... tra tutto il tempo che ho giocato nell'altro, non me lo ricordavo. Yeee, cosa fa? L'attacco diminuisce. Ma che palle, ma sono tutti per diminuire l'attacco sti qua. Tanto viene messo lo stesso KO. E l'ultimo, indovinate un po' chi sarà? Vi lascio il dubbio, visto che cattivone che sono, tanto non ci arriverete mai. Grido di lotta, va bene. Oh, Pampur, non l'avrei mai detto. Sono troppo forte, sono troppe cose. Cioè, dai. Utilizza Graffi anche lui, non mi fa niente. Però sono già a meno di metà vita. Cioè, sono a circa metà vita, Anche lui usa simpatia, ma ormai il gioco è fatto e il mio Pokémon ha vinto. Cioè, io ho vinto, però anche il mio Pokémon. Cioè, abbiamo vinto tutti e due, insomma. Sentite, Smettetela di fare così... gli infami. Ok. Abbiamo sconfitto Sonio. Nomi proprio da genitori infami, ma grandi infami genitori. Oh, un'altra sfida, no, basta. Comunque, eccoci a Novartopoli, dove c'è la capopalestra e... Cosa vuole questo? Ciao, Mr. T. Anche tu devi far curare i tuoi Pokémon. Il centro Pokémon è fantastico. Se parli con la ragazza al bancone, rimetterai in sesto i tuoi Pokémon. Inoltre, puoi usare il PC per depositare i Pokémon che hai catturato. E se ne catturi più di quelli che puoi portare, vengono inviati nel PC. Wow. Sai con il centro Pokémon, diciamo, con Market, in fondo alla stanza, bla bla bla. Comunque, questo qua mi sa molto di gay, ma non importa. Io faccio ricaricare la mia squadra, cioè Fennekin, e dopodiché termino l'episodio. Quindi,
Ragazzi, spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace, un commento, un'iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Pokémon X e Pokémon Y. Un saluto da Teo e mi raccomando i link nella descrizione che sono molto e molto importanti. Ciao ciao!